Ecco cosa ci hanno lasciato i Borboni, una fortezza, un capolavoro d'arte. Ebbè, con l'assedio della città e della fortezza hanno massacrato tutto, hanno distrutto tutto e questo Stato, anche quello repubblicano, non ha saputo ridare alla città. Quella è la ristrutturazione del bastione su Serapo, che abbiamo contribuito a riattare. Beh, 700.000 euro per dare a Gaeta un altro pezzo di storia. Oggi siamo in compagnia di Domenico e Brigantessa Vittoria. Siamo ritornati di nuovo qua a Gaeta. Vittorio, che te ne pare di questa fortezza abbandonata, una cinta muraria ancora integra, intatta dall'assedio ad oggi? Se puoi vedere lì ci sono ancora le cannonate di Cialdini Sì, praticamente. infatti, le brecce nelle Esatto. mura. E forse sotto quell'impalcatura ci sono ancora morti, soldati borbonici morti. È probabile, infatti, vedi, hai usato un attributo giustissimo, quello dell'abbandono. A prescindere da chi abbia vinto o abbia perso, io credo che abbandonare comunque delle testimonianze storiche sia. Fanno parte comunque della storia e ciò che fa parte della storia è patrimonio del mondo, perché abbandonarlo? Perché ridurlo in Beh, questo quelli stato? volevano punire Gaeta perché aveva resistito ai disegni infami e criminali di Cavour. Potrei anche capirlo nella logica di 150 anni fa, ma voglio dire, nel 2013 Ma questa vedere queste. Repubblica poteva Recuperare farne un una monumento memoria proprio storica, contro la comunque. monarchia. Questo A doveva essere prescindere. il compito della Ma Repubblica. io non voglio neanche dire contro o a favore o questo, ma è storia, la storia è testimonianza della vita dell'uomo su questa terra. Per quale motivo abbandonarla? Perché ridurlo in uno stato di abbandono pietoso che lascia sbigottiti? Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che lo stato delle cose mi Ma io dico una comunica. cosa, la Bastiglia, no? Rappresenta un po' la rivoluzione francese. Certo. E lo Stato repubblicano francese ne ha fatto un monumento. Beh, è ovvio Ma perché. perché i Savoia, che poi hanno massacrato questa città, non hanno reso Gaeta loro gloria? Ma Antonio, probabilmente era una logica diversa. La Francia, in un certo qual modo, era unita anche sotto la monarchia, Certo, quindi sì. c'era l'unità nazionale in un certo senso ed era sentita dai cittadini. L'Italia no, l'Italia era un agglomerato di regni più o meno piccoli, più o meno grandi, con cultura propria, pur unita da una. Nella diversità, Nella però, diversità, diciamo, pur era lo unita, stesso anzi, unito, era lo diciamo, stesso sì. unita, ma comunque non c'era un'identità comune di sentirsi italiani come appartenenti ad un unico Stato o ad un'unica Ma come nazione. oggi, non è che si è Oggi non, cambiato ma è ovvio perché con tanto. quelle logiche. Quindi eppure in un certo qual modo, ripeto, considerando la logica dell'epoca, è normale, voglio dire, che loro volevano punire ciò che avevano conquistato, probabilmente perché nonostante avessero dichiarato l'unità d'Italia, non la sentivano neanche loro unita questa Italia. Forse non era nelle loro intenzioni unire veramente l'Italia. Ma infatti loro Si parla di colonia, quando si parla di infatti. unità d'Italia mancava Nizza, la Savoia, il Canton Ticino, il Trentino, l'Alto Adige, Certo, l'Istria, la mancavano dei. Dalmazia, il Veneto e il Lazio, cioè mancava mezza Mancava Italia, mezza capito? Italia, ma al di là di questo, anche gli altri regni oramai già La conquistati, Corsica, la Malta. Corsica, vabbè, Malta, giustamente, ma non solo, anche, voglio dire, gli altri regni conquistati, in questo caso particolare parliamo del Regno delle Due Sicilie, lo stato di abbandono in cui l'hanno tenuta negli anni successivi e tutto il resto denota
la poca volontà di veramente rendere unita, di creare una nazione al di là di uno Stato. Perché altrimenti non avrebbe senso. Io posso capire inizialmente, ci sono state le cannonate, c'è stata una guerra. Vabbè, non dichiarata. Non dichiarata, assolutamente, anche questa faceva parte di quella logica, non potevano dichiararlo. Insomma, conosciamo bene i motivi storici che hanno portato poi a questa non dichiarazione di guerra. Ma tutto il resto, voglio dire, perché a questo punto sì, punire, ma punire di che? Di aver difeso la propria patria? E questo hanno fatto, sì. Vabbè, l'hanno fatto ed era pure normale. Invertendo la situazione, credo che avrebbero fatto loro la stessa cosa. Ma poi, quindi, che razza di punizione ci può essere per chi difende casa propria? È assurdo, è una logica assurda, è un modo di vedere le cose. Non solo, la nostra città aveva chiesto 2 milioni e dispari di danni che non sono stati mai pagati. Nonostante, diciamo, i Savoia avessero detto sì, ve li paghiamo. Ma guarda, io ci mancherebbe difendere, insomma, mi conosci bene e sai io come la penso su queste cose. Ma io credo che al di là di una delle intenzioni dei regnanti, del governo centrale, voglio dire, queste sono logiche che vediamo anche oggi. Il governo è d'accordo, poi le cose si perdono strada facendo. Insomma, sì, ma la Libia Berlusconi le ha dato 5 miliardi di euro, certo, come danni di guerra. Noi siamo peggio, diciamo, dei colonizzati. Noi siamo colonizzati interni, quindi a maggior ragione forse dovremmo sentire il dovere di dichiararci italiani già dal primo giorno. Ma insomma, forse per questo meritiamo una punizione ancora maggiore. Non lo so, io non. Dovremmo chiederlo. Ecco, domenica è venuto qui a Gaeta a vedere, insomma, a osservare, a scrutare la storia in loco. Che impressione ti fa che effetto ti fa, Domenico? Ma il primo effetto, insomma, la prima sensazione, te l'ho descritta pochi minuti fa, cioè quella di quasi di avere le lacrime agli occhi per vedere. La storia fatta a pezzi, questa è storia fatta a pezzi, lasciata marcire, lasciata totalmente nel dimenticatoio. Poi, ecco, la fantasia galoppa, viaggia, ricostruisce, e io sto ricostruendo, ecco, non guardo nella telecamera, non per, per mancanza di rispetto, ma perché sono attratto e sto cercando di ricostruire la meraviglia di questi bastioni, che dovevano realmente impressionare coloro che si avvicinavano ad essi. E questa maggior ragione ancora di più mi fa male, perché quella grandiosità del passato ridotta in macerie ancora oggi, nonostante, ripeto, lo voglio ripetere all'infinito, si tratti di testimonianze storiche, la storia non ha partito, né di destra, né di centro, né di sinistra, ma non è neanche italiana, esatto, o spagnola, appartiene, è mondiale, è patrimonio, esatto, mondiale, sì. Insomma, vederla ridotta, vedere la storia, la cultura, perché comunque per fare tutto questo c'è bisogno di valori culturali oltre che sociali, distrutti, calpestati, lasciati a... E poi in questa natura, in questo verde. Meraviglioso, d'altra parte. Meraviglioso, ma insomma. E qui su c'è il mausoleo di Lucio Munazio Blanco, e questa si dice che fosse, diciamo, la villa di Munazio Blanco, che era il generale di Cesare, il primo a varcare il Rubicone. Parliamo del 20 dopo Cristo. Quando è stata conquistata, diciamo, la Padania, diciamo così. No? Insomma, quando noi siamo andati lì, in qualche modo a civilizzarli. Poi sono tornati da liberatori e ci hanno liberato da queste meraviglie. Vabbè, ma insomma, d'altra parte, la storia insegna che queste vicende avvengono spesso senza preavviso e oggi c'è anche la montagna spaccata che andiamo a visitare, che è un luogo, diciamo, rinomato turisticamente e religiosamente parlando. Sicuramente, per tanti motivi, e per la meraviglia naturalistica, e per ovviamente una questione di fede, per chi è fedele, per chi crede. Insomma, si tratta di un luogo sicuramente che unisce alle meraviglie naturali quelle mistiche. E poi c'è anche questo meraviglioso golfo di Gaeta. Parliamo di Gaeta, Sera, la spiaggia di Sera. Sera, qui, che sta in città praticamente, vedete quanto è bella.
E in fondo lì c'è Ponza, Ventotene, oggi c'è Foschia, il Circeo, Ponza, Ventotene, isole bellissime dell'arcipelago ponziano. Ma anche tristemente note per le deportazioni. Sì, per le deportazioni ultime, quelle diciamo dei resistenti al fascismo. Ultime quelle, ma primigeniamente, insomma, sì. furono i nostri... coloro che vennero chiamati briganti, che se avessero vinto fossero stati chiamati partigiani, si sarebbero stati chiamati sicuramente partigiani. Ma noi li chiamiamo lo stesso partigiani, che oramai abbiamo imparato ad accomunare il nome brigante e dargli il senso di partigiano, almeno per quanto riguarda il brigantaggio post-unità. Guarda che costruzioni, sono meravigliose. Un secolo e mezzo, nonostante l'assedio, le cannonate... E l'abbandono, le infiltrazioni d'acqua, sono ancora intatte, sì. C'è il mare, c'è la Salsedine, eppure stanno lì a testimonianza della grandezza di questa città e di quel regno che l'ha fondata, che ha creato queste strutture.